non fanno gli sciacalli politici nei forcaioli, come tengono a precisare, ma chiedono le dimissioni del sindaco perché il rimpasto di giunta di qualche settimana fa e le vicende giudiziarie di questi giorni dimostrano che l'esperienza politica di una giunta eletta con maggioranza stretta, dicono, è arrivata al capolinea. Fiorini in particolare sottolinea come da tempo la Lega va denunciando l'esistenza di un sistema di potere che ha portato la crisi della città, a cominciare dalla gestione del verde pubblico. Dal 2015 abbiamo iniziato questa battaglia sul verde pubblico perché era alla luce del giorno che le cose non andavano, si vedeva chiaramente, ma anche qualunque cittadino si rendeva conto da come stavano ridotti i parchi, le varie zone del verde, dei terni, e così abbiamo deciso di iniziare a fare denunce e le prime richieste di accesso agli atti. Noi dal 2015, dunque più di un anno e mezzo fa circa, però ci fa piacere che allo stesso tempo poi si è attivata la magistratura, che ha iniziato il loro percorso, da come riportava il giornale, circa un anno fa. Dunque credo il nostro contributo sia stato utile, ma non è questo lo scopo è cercare veramente di migliorare la città e di dire basta a questi cupola, così definiamola, così, cupola di potere magico che viene spartito fra gli amici degli amici. Emanuele Fiorini anticipa che la Lega presenterà nei prossimi giorni altri due esposti, uno relativo al mattatoio e l'altro al consorzio TNS Terni Narni Spoleto. Ma al di là degli esiti delle vicende giudiziarie, siamo garantisti, ha ribadito Federico Cini, è il dato politico quello su cui punta il dito la Lega. Ricordiamo ai cittadini di Terni, ma in generale a tutta l'Umbria, che il 5 di ottobre era stata composta una crisi in modo molto, molto personalistica da parte del sindaco, addirittura non aspettando neanche l'esito di un consiglio comunale, togliendo le deleghe a 4 assessori e riassegnandole ad altri, sulla scusa, diciamo, di un risparmio economico. Si parla di un debito di 20 milioni di euro all'interno del bilancio, il che non penso che 4 assessori fossero costati questa cifra. È stata fatta una scelta politica a suo tempo di togliere delle persone non vicine alla giunta di Girolamo e sono stati premiati con aumento di delega altri 4 assessori. Peccato che due di questi quattro risultino oggi tra gli istituti indagati. Quindi politicamente c'è una responsabilità della giunta di Girolamo, del sindaco, di aver, diciamo, in modo arbitrario fatto un atto di forza nei confronti della sua giunta spostando delle deleghe, tra l'altro con risultati pessimi. È ovvio, essere indagati non vuol dire essere colpevoli, però il fatto politico rimane, come rimane il fatto politico in capo, secondo me, a chi ha pilotato a livelli più alti la giunta, che è il segretario regionale del PD Lionelli, e il vicepresidente della giunta regionale Paparelli. Lo hanno ricordato gli organi di stampa, io oggi qui l'ho rimarcato, quindi si è cercato di puntellare una giunta, un sindaco i cui risultati amministrativi sono pessimi, iniziando dalla disoccupazione, dalla qualità dell'ambiente e dalla sicurezza. Ricordiamo che Terni è una delle città che ha subito più di tutti in termini di violenza e la crisi economica qui morde veramente duro, quindi il sindaco, al di là dei fatti di cronaca, deve andare a casa.